Parliamo ora di elezioni, andare al voto in autunno, ad ottobre, a dirlo è la presidente della provincia, Francesca Zaccariotto. Il commissario sbrighi velocemente il proprio compito, poi elezioni. Lo chiedono in molti a Venezia. Francesca Zaccariotto, che nelle scorse ore ha espresso chiaramente la propria posizione critica nei confronti di Zappalorto, tenta di anticipare i tempi, proponendo il voto a ottobre. Si potrebbero fare sicuramente sì, nel senso che ci deve essere una modifica, quindi ci deve essere una norma e considerato che già per Reggio Calabria c'è un'anticipazione delle elezioni per l'appunto a ottobre, si potrebbe tranquillamente includere anche la città di Venezia. Venezia è una città nel mondo, non possiamo permetterci di fare brutte figure, ma soprattutto è una città che merita delle risposte immediate a temi di grande attualità. Sul fronte città metropolitana, mentre Zaia si dice sicuro che il ricorso presentato dalla regione avrà successo, la presidente della provincia rilancia la battaglia sul no al commissario metropolitano perché, precisa, significherebbe commissariare un intero territorio. Io credo che già avere il sindaco metropolitano come sindaco della città capoluogo era un'offesa alla democrazia e tutto il territorio all'unanimità ha sempre dichiarato che vuole essere governato da un sindaco eletto. Io credo che non possiamo permetterci di lasciare questo avvio ad un tecnico, considerato poi che nel farlo significa anche che noi non abbiamo commissariato solo un comune perché si è dimesso un sindaco, ma noi stiamo commissariando un territorio e questo è gravissimo perché non ha nessun elemento per definirsi commissariato.